Salvatore Siviglia, direttore del Dipartimento Ambiente della Regione Calabria. Siamo qui al 10° premio Caposuvero, organizzato dalla Proloco di Gizzeria, guidata da Giuseppina Fragano. E oggi, diciamo, è una magnifica giornata, non tanto per aver partecipato a un evento, diciamo, di questa portata, ma perché in questa organizzazione si è dato spaccato e ci sono state delle testimonianze delle eccellenze calabresi, delle cose belle, diciamo, che abbiamo nella nostra terra, degli uomini che hanno contribuito a migliorarla e ci stanno contribuendo a farlo. È stato delineato uno spaccato eccezionale a partire, diciamo, dalla parte della legalità, seguendo poi il filone della pubblica amministrazione e alle eccellenze dell'imprenditoria, quindi un ottimo, voglio dire, vetrina che consente alla Regione Calabria di poter, Regione Calabria non come istituzione ma come ente territoriale, a far conoscere ai cittadini calabresi e all'intero ovviamente comparto anche nazionale che la Calabria può fare di più e la Calabria può dare ancora molto, cose che si sta facendo, come dicevo, ognuno nelle proprie ovviamente funzioni e nelle proprie postazioni in cui si trova ad operare. Relativamente al premio che ho ricevuto, sicuramente non è un premio alla mia persona, ma è un premio a tutta la mia squadra, a tutti i miei collaboratori che mi affiancano in questo complesso e delicato lavoro che faccio come Dipartimento Ambiente e Territorio. Quindi ripeto, grazie a chi ha voluto premiare la Regione Calabria per l'eccellenza nel campo amministrativo, è un premio che ovviamente dedico a tutti i miei collaboratori.